Manca davvero poco, ma il fischio d'inizio. Speriamo che le due squadre si rivelino all'altezza. Ben trovati amici da parte di Piero Gepardo e Lele Dani, pronti per il commento. Si alza il sipario su questa edizione della Champions. Entrambe vanno a caccia dei primi tre punti per la classifica del girone. Sfida tutta da seguire tra Napoli e Liverpool. La prima partita della fase gironi della UEFA Champions League è sempre in grado di regalare emozioni particolari, perché rompi il ghiaccio ed entri nel clima reale della competizione. Le squadre sono a caccia dei primi punti per la classifica, è vero, come è vero che esordire con una vittoria darebbe sicuramente fiducia morale in vista dei prossimi impegni. Può far gol lì! Hanno trovato subito il gol, partita già caldissima. Ecco che ci viene riproposto il replay del gol e da questa immagine risulta evidente la complicità del portiere nell'occasione. Non ha coperto bene sul primo palo e poi si è fatto infilare troppo facilmente. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Ha scelto bene il tempo. Lancio fuori misura, palla recuperata senza problemi. Ed è proprio un autogol. Decisiva qui la Goal Line Technology per convalidare il gol. Immagini che dimostrano come il pallone abbia varcato, sia pure di pochissimo, la linea bianca. Ci siamo tolti il dubbio, Pier. Prima dell'avvento della tecnologia nel calcio ci sarebbero state polemiche a non finire. Un autogol che potrebbe pesare molto sulle sorti della gara. Intercetta il pallone. Attacca sull'out il Liverpool. La mette lunga sul palo lontano. Uscita tempestiva del portiere che ferma tutto e recupera il pallone. Spazza via sul traversone. Interrompe bene l'azione intercettando il lancio. Palla interessante per scavalcare la difesa. Ottima chiusura del difensore. Capisce bene, lo supera benissimo. Alisson dice di no. Va con il tocco corto. Politano taglia verso l'interno. Pericolo scampato per il momento, ottimo lavoro difensivo. Cerca la profondità Alexander Arnold. Gran tiro, nessun problema qui per Sirigu. Napoli di nuovo in UEFA Champions League, sta diventando una bella abitudine. È vero che gli azzurri non sono stati troppo fortunati in passato nella fase a gironi, ovviamente l'augurio di tutti. Parata eccezionale questa! C'è il tocco corto. Tiro murato. Occhio al pallone filtrante. Sirigu respinge, palla ancora buona. Ricordiamo che è vietato introdurre bottiglie di vetro. Un portiere grande protagonista nell'occasione precedente. Sembrava battuto, ma è riuscito a salvarsi con una parata che finirà sicuramente negli highlight del match. Salta l'uomo. C'è il recupero del pallone. Possono colpire di rimessa. Occhio alla ripartenza. Sirigu dice di no. Ferma tutto e riconquista il pallone. Bravo, evita che il pallone esca. Ben posizionato qui il portiere che si è limitato ad accompagnare la conclusione sul fondo senza intervenire. Aveva capito subito che la palla sarebbe uscita.
Robertson. Ha intercettato la traiettoria e può far ripartire la squadra. Gran palla. Lancio ben calibrato, può far male da lì. Ha sbagliato a tu per tu col portiere, palla fuori di poco. Ha pensato solo a calciare di potenza. E la precisione? Errore grave questo. Calcio d'angolo regalato. Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo. Azione che non sortisce alcun effetto. Cerca la porta, palla ribattuta. Robertson si mette sulla traiettoria e fa su il pallone. Un minuto, questa è l'entità del recupero. Darwin Núñez, ingenuità, regala il pallone. Arbitro che dice che può bastare per adesso. Si riparte, gara valevole per la prima giornata di Champions. Intercettano bene il pallone. Sarà calcio di punizione per il Liverpool. Si libera del marcatore. Niente da fare, il difensore recupera. Qui se fosse entrato il pallone sarebbe venuto giù lo stadio, conclusione apprezzabile, ma solo nelle intenzioni. La svirgolata, palla che poi ha preso uno strano effetto determinata lontanissima dalla porta. C'è l'avanzata del giocatore del Liverpool, tentativo murato. Intervento ruvido ma corretto. Non c'è situazione di vantaggio, qui giustamente arriva il fischio dell'arbitro. Incredibile, perde palla. Tempo e spazio per crossare. Potevano dimezzare lo svantaggio qui. Non è andato molto lontano dal bersaglio, eh? Guardi i tifosi, erano già pronti a scattare in piedi. Percentuali di possesso palla fin qui favorevoli al Napoli. Stanno facendo quello che vogliono. Gli avversari non sembrano in grado di contrapporre l'adeguato. La parata in palo! Bravissimo qui, ha recuperato un buon pallone. Errore clamoroso. Prova a sorprendere il portiere, attenzione, deve tuffarsi qui il portiere, intervento non particolarmente difficile. Allora Pier, questa è una parata comoda, ma va pur sempre fatta. Opta per il tocco corto, finisce qui l'azione d'attacco. Si ripartirà col fallo laterale per i Reds. Momo Salah. Si beve il marcatore qui. Ha cercato la soluzione con l'interno. Non era posizionato bene col corpo e questo gli ha impedito di dare il giro desiderato alla palla. La perdono. Prova il lancio profondo. Decisivo qui il portiere, bravo. Provano con il pressing a recuperare il pallone. Approfittano bene qui dell'ingenuità. La legge bene, intercetta il pallone, non era difficile. Il portiere si oppone, ma il pallone è ancora lì. Palla recuperata senza problemi dal portiere, ma comunque sottolineato l'ottimo intervento di prima. Ha salvato letteralmente il risultato e si prende giustamente i complimenti dello stadio. Pallone recuperato senza problemi qui. Gran palla in mezzo. Poteva nascere qualcosa di interessante, attenta la difesa. Pallone che è uscito davvero di molto. Aveva lo spazio per calciare, la distanza era notevole, è vero, ma ciò non toglie che poteva fare meglio. Tentativo di chiusura.
Ancora un quarto d'ora per le speranze delle due squadre. Tacco robusto, palla persa. Occhio all'avanzata di Salah. Tenta il tiro. Parata eccezionale questa. Splendida la conclusione dalla distanza. Splendida la risposta del portiere. Palla in area di rigore. Pericolo scampato. Riconquistano palla. Rompe la marcatura. Non sempre potenza fa rima con precisione, come in questo caso. Ha calciato in maniera scoordinata, era normale che ne uscisse un tiro del genere. Protegge il pallone e fa salire la squadra. Mancano 5 minuti alla fine della partita. Avanza inarrestabile. Cross in area. Super Alisson da pochi passi. La mette in area. Senza problemi qui il portiere. Tre i minuti da recuperare. Hanno spazio per ripartire. Senza problemi qui per la difesa. Perde palla Henderson. Finisce qui il match, prima partita e prima sconfitta per loro in questa fase a gironi. Ci si aspettava certamente una prestazione diversa da loro oggi.